Lo sguardo concentrato dei piloti, il lavoro frenetico nei box, l'adrenalina al massimo prima dello spegnersi del semaforo, i motori al massimo, il paddock gremito da ragazzi alla prima esperienza e con una carriera davanti, piloti che hanno fatto la storia del motociclismo tricolore, piloti alla prima esperienza in pista, tutti con un unico comune denominatore: divertirsi e dare il massimo per la prima gara del 2020. Benvenuti dal circuito di Varano. Abbiamo dovuto attendere, sognare di tornare in pista, ma poi tutto è diventato ed è tornato alla realtà. In un caldo, torrido ultimo weekend di luglio, i motori sono tornati e con il primo round dei trofei MP Dynasty Exhaust Moto Estate 2020. Qui con voi Gianluca Dramis e al mio fianco Alessio Carra. Buon pomeriggio a tutti, il primo round di una stagione che conta. 3 weekend e 4 gare per categorie, è stato magico. Li abbiamo visti, ci sono state lacrime di commozione, lacrime di gioia. Due giorni belli, intensi, come volevamo noi. Ma il moto estate è tornato e sinceramente ne sentivamo la mancanza. Caldo, tanto caldo, Ale. Cosa ci aspettiamo? Cosa vogliamo da questi ragazzi? Ma sicuramente saranno delle bellissime gare, saranno delle gare molto combattute, sono mischiate comunque delle moto stock con moto elaborate, quindi vedremo la differenza tra sia tra i piloti ma anche tra le moto stesse. Possiamo soltanto concludere questa prima parte dicendo che tutti, ma proprio tutti questi ragazzi ne sono usciti vincitori, perché quello che ha riguardato noi tutti è stata una pandemia generale che pensavamo potesse togliere e minare qualche certezza, e invece siamo qua. Sì, Gianluca, sicuramente la preparazione è mancata anche l'approccio con la pista. I ragazzi non hanno potuto provare a fondo quello che poteva essere la moto o il circuito, quindi diciamo che sono entrati un po' per le loro conoscenze, qualcuno è nuovo, qualcuno è vecchio, qualcuno si è rifatto rivedere, quindi presumo che ci sarà una... Ci divertiremo tanto, ragazzi, a tra poco! La griglia di partenza è pronta, è fatta ed è scritta, perché abbiamo e ci troviamo con una pole in Race Attack 600 da parte di Liberini, con il numero 56, addirittura chiuso in un tempo inferiore a 1.10.109.930. In seconda posizione Bianucci, che ha chiuso in 1.10.797, 8 decimi di distacco tra primo e secondo, addirittura si allarga la forbice rispetto a Pastorino, terzo, con il numero 95 in 1.11.320. La seconda fila è composta da Bocenti, Bettella e Luca Partigliani. Bocenti ha chiuso in 1.11.324, Bettella secondo clamorosamente in 1.11.870, praticamente 2 secondi tra il poleman e il quinto, addirittura Partigliani in più di 1.12.012.052, partirà in astri di partenza in sesta posizione con il numero 690. La terza fila composta da Cappelli, Como e Zagoner. Cappelli ha chiuso in 1.12.616, più di mezzo secondo dal sesto, che era Partigliani. Como è in ottava posizione con il numero 11, Marco, chiuso in 1.12.648, pochi, una manciata di millesimi, non strappava il settimo posto a Cappelli. Stessa cosa per Zagoner, che ha chiuso in 1.12.700, tonti tondi. Andiamo in quarta fila con William Benedett, che ha chiuso in 1.13.150, pronto a dare faville in questa gara, in gara 1, con il suo numero 6. Max Pepe ha chiuso in 1.13.399, parte dall'undicesima piazza dal Ceredo in 1.13.447, con il suo numero 13 va a chiudere, il numero 53, scusatemi, va a chiudere la quarta fila. In quinta fila abbiamo Regonesi, Morselli ed Enrico. Regonesi 1.13.688, Morselli col suo numero 7, 1.14.396, Enrico in 1.14.637 a chiudere la griglia di partenza. C'è Vignali in 1.489. Io non posso far altro che lasciarvi alle interviste classiche pre-gara, e poi qui si scaldano i motori. Questi se le daranno di santa ragione e io spero di assistere insieme ad Alessio ad uno spettacolo importante. A voi con le interviste pre-gara, ci vediamo per l'inizio della gara 1 della Race Attack 600. Beh, finalmente inizia sto campionato che si pensava che alla fine forse per colpa del Covid non,
non succedeva niente, invece siamo qua e sono molto contento, penso come tutti gli altri, divertirsi, sfogarsi e cercare sempre di fare il miglior risultato possibile. Basta, ringrazio a voi che siete i soliti, belli contenti, belli felici e un bacione a tutti, ciao! Allora, è andata bene, ho migliorato rispetto alle prove di ieri, ancora un mezzo secondo mi manca rispetto al mio best, adesso vediamo di trovare quello che manca per la gara, che poi è lì che conta. Allora è un motivo in più per aprire e dare gas. Esatto, adesso faremo ancora due modifiche per trovare quel mezzo secondo. Dai, ti vogliamo incontrare al parco chiuso, grazie. Ok, a dopo, ciao. Ciao. Ma la stagione la stiamo cominciando un po', diciamo, a risparmio perché non abbiamo potuto provare tanto, però abbiamo trovato già un setting buono, un buon rapporto, pensiamo di difenderci alla meglio, ecco. Quest'anno, come dicevi, è una stagione così e cerchiamo di prendere il massimo da quello che riusciamo a costruire. Nel poco tempo che abbiamo. Quel poco tempo, perché tutto è di corsa e gli autonomi, essendoci chiuso Francia Corta e quell'altro, si raggruppano in questi autodromi qui, c'è sempre poco tempo per provare, hanno sempre la pista piena. Comunque noi ci difendiamo e vediamo. Bentornati dal circuito di Varano per gara 1 della Race Attack 600. Prima di collocarsi i piloti in pista, mi piacerebbe darvi quella che è la griglia di partenza con Liberini pole position, Bianucci e Pastorino a chiudere la prima fila, seconda fila composta da Boccenti, Bettella e Partigliani, terza fila composta da Cappelli, Comu, Zagoner, quarta fila Benedet, Pepe, Dal Ceredo, quinta fila Regonesi, Morselli, Enrico, sesta a chiudere Vignali, sedicesimo Gagliusi in 1.14.889, quel mio fianco Alessio Carra, ciao Ale. Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, meglio buona mattinata barra pomeriggio, perché sono le 13.30 e si inizia a delineare lo scacchiere. Ci aspettiamo una bella gara, Ale, combattuta, vissuta fino in fondo, con i nostri contendenti a battagliare. Eccoci qua, si accendono le luci, si spengono le luci, impennano un paio di moto, via! A inizio gara 1, la Race Attack 600. Con uno spunto iniziale, vediamo, sperando che non cade nessuno, che non succeda nulla. No, sono tutti vicini, Gianluca, sono... Subito on board con Marco Como, Ale che prova ad insidiare la quinta posizione, cercando di scavalcare i diretti contendenti. Sì, Marco lo conosciamo bene, è un pilota molto forte. Bella, questa quadratura col drone, Ale, dall'alto. In questa gara... E sono partiti tutti bene, Giallo non è colto nessuno, sono tutti rispettati le posizioni. Questo meglio... è Boccenti, Ale, che è partito benissimo a fionda, mentre andiamo live on board con William Benedet. Lo ricordiamo, William iscritto all'ultimo momento dopo l'esordio del 2019, si vuole confermare tra i protagonisti della categoria. Attenzione, mentre assistiamo ad un sorpasso interno, dovrebbe essere Marco. Ultimato? È stato ultimato, Ale? Sì! On board live con Boccenti, che ha avuto un buonissimo spunto iniziale ed è primo effettivamente. Al primo intertempo sarà così. Max Pepe intanto live sta battagliando per l'ottava posizione. Sì, qua vediamo sempre i ragazzi che sono ancora tutti belli compatti. Eccola qui, la prima scalanatura. Boccenti, Bianucci, Bettella, Pastorino, Como, Partigliani, Liberini, Zagoner, Benedet, Pepe, Dal Ceredo, Cappelli, Regonesi, Morselli, Vignali, Enrico, proprio on board con Maurizio Morselli, Ale. Sì, stavo dicendo che sono ancora tutti ben compattati, la moto la vediamo già pronta a sfilare. Quelle performanti già iniziano ad avere il primo posto, esatto. E poi vediamo piano piano sfilare con moto sicuramente un po' meno preparate. Guardalo qui Marco Comale, mentre cerca di sidere per il quarto posto Pastorino. Marco, devo dirti che è un ragazzo molto forte, molto, molto tecnico, lo vedi anche dalle curve come le imposta, e sicuramente, come dicevo prima quando descrivi la griglia di partenza, ci farà divertire un sacco su questa gara. È quello che tutti quanti speriamo, che ci faccia divertire Marco Como, un po' come tutti quanti gli altri, mentre cerca di appaiare Pastorino. Si stanno creando delle discrepanze interessanti lì davanti, perché ho visto che Boccetti prova a scappare, alle sue spalle Bianucci, Como insidia Pastorino mentre si va a completare quello che è il secondo giro. Boccenti, guarda lì, fiammante la moto del buon Bianucci, secondo
Pastorino dovrebbe essere terzo, mentre andiamo live con William Benedettale. Kai, c'è stato un dritto. Attenzione, attenzione, chi era? Un dritto, sai, forse Partigliani o chi per esso, dopo andremo a capire, un dritto proprio fugace. Mentre andiamo on board con Boccenti e Bianucci, che stanno facendo gara a sé. Guardali qui come sfrecciano dopo aver completato il secondo giro, percorrendo la chicana. Ancora Como, che è veramente lì, Marco, col fiato attaccato su Bettella, col fiato sul collo. Mi sembra proprio essere Bettella, colui il quale sta cercando di insidiare lo stesso Marco Como. Mentre andiamo a vedere Morselli, che sta combattendo per la 14ª posizione ed effettivamente è riuscito ad agguantarla. Guida bene Morselli, però sembra avere qualcosina in meno rispetto alle altre moto, Ale, sì, ti chiedo. Guarda, stavo appunto analizzando con la sua Suzuki, la parte degli Suzuki di Morselli, lo vedo un pochettino lento, soprattutto nei cambi di traiettoria. Mentre Como... Questi due davanti stanno volando, Boccenti e Bianucci. Assolutamente. Mentre Como, ma anche adesso Luca Partigliani, vedi come entra bene sul cordolo, no? Come lo va a sfiorare e poi esce subito forte. Lo vedo bellissima questa inquadratura anche con la moto, sì, che, sì, vedi, sì, che inquadra, sì, le altre davanti. Boccenti, Bianucci, Partigliani, lo vedo Pastorino, lo vedo un po' in questo momento, forse sta prendendo confidenza con la pista. Gianluca Pastorino è terzo, Ale, occhio, l'abbiamo visto live, chi è che è uscito? Era proprio Pastorino, Ale, l'ho visto proprio che ha preso la via di fuga. Ora penso che sia rimasto in pista, o è stato un errore e mantiene la terza posizione perché aveva un grosso distacco rispetto a quelli che aveva dietro. Speriamo, oppure capiamo un sorpasso davanti. No, intanto no, Pastorino mi sa che ha perso più di ha perso qualche posizione. Adesso lo capiamo, Ale. Andiamo live, il numero 79 bellissimo, che è Bettella, che sta incrociando le proprie traiettorie con i vari piloti, mentre siamo on board proprio con Como, e che alle spalle davanti si trova proprio Bettella. Guardali qui come sfrecciano i piloti, bellissima l'inquadratura, sì, qui dall'alto. Bella, primo raffronto che abbiamo alla fine del quarto giro sarà utile per capire la collocazione, la ricollocazione dei vari piloti, mentre se le danno di santa ragione lì davanti con Bettella. E Como che assiste un po' da terzo incomodo, un po' secondo me Como dice: ma sai che c'è? Io tra un po' mi infilo in questa bagarre. Allora andiamo a vedere, perché Boccenti e Bianucci stanno creando un solco, lo stanno facendo. È la terza posizione quella che interessa, mentre se le stanno dando da vendere con Bianucci, che affronta la curva, la serpentina S. Liberini, Bettella, Como, Pastorino che ha perso. Evidentemente qualcosa era terzo, hai ragione, Ale. Ottima visione la tua. Ha perso qualcosina da quel dritto che ha fatto. Ti chiedo, a che cosa è dovuto quel dritto? Ma probabilmente è arrivato troppo lungo, non è riuscito a pinzare bene. E qua hai due scelte: o entro dentro e spero che non succeda nulla, quindi mando, può essere anche a fanculo una gara. Oh, mi piace questo modo di fare. Oppure succede che uno decide di tagliare, appunto per evitare la caduta. Beh, questo tagliamo è abbastanza forse più esemplificativo. Mentre siamo on board anche con Max Pepe, la sua partenza, che ha provato a infilare all'interno diversi piloti, poi si è dovuto accodare, aspettare. E tante volte anche la scelta di entrare all'interno nella partenza non è che ti premi, perché mi spiego quello che sto cercando di dire, Ale. Se tu vai interno molto, o sei molto forte e fai paura agli altri, oppure se poi sfrizioni dopo, molto prima, e aspetti, poi gli altri ti infilano perché sei terrorizzato dal fatto che qualcuno ti possa far cadere. Allora, sicuramente la posizione interna è quella che ti puoi difendere meglio. Bella la partenza, Ale, dall'alto. Molto, intanto, molto grande sulla ripresa dei droni, grazie alla regia. Mentre sulla parte esterna devi attaccare, no? Ecco, sicuramente bravo. La dinamica migliore di entrata ce l'hai sulla parte esterna, però se sei bravo sulla difesa, diciamo che te la può scappare. Cioè, se nell'interno tu mi dici sei molto forte, veloce, performante e non hai paura, se esatto, ti butti dentro sei tu, esatto, che spaventi gli altri. Esatto, perché comunque tu hai la parte di comando. Poi ovviamente dipende da pilota e pilota, potrai trovare dei piloti che sono molto più aggressivi e dei piloti che sono molto, molto più timidi. Tendenzialmente qui siamo, Ale, on board bellissima questa inquadratura di Morselli, che è presenza fissa del MES, pilota con palmarès internazionale. E in questa categoria di solito non ti trovi mai con dei piloti che si vogliono sbattere a terra uno con l'altro, ti trovi comunque con piloti che sanno ragionare e sanno fare una buona loro gestione di gara. Sulla parte di gestione gara, appunto, vorrei aprire una piccola parentesi. Assolutamente, Ale, quando siamo al quinto giro, ma certo.
Si può vedere che la distanza che c'è tra i primi tre, innanzitutto, e il gruppo a seguire, quindi parliamo del quarto, quinto e il sesto. I primi se ne sono andati, Gianlu, quindi l'abbiamo visto prima, dirti... Boccenti in particolar modo, sì, ha Boccenti proprio creato un solco. Qui siamo live, Vale, con William Benedet, lo dicevo prima, l'iscritto all'ultimo momento si vuole confermare dopo essere stato protagonista lo scorso anno, nel 2019. Sappiamo, l'abbiamo spesso evidenziato, Ale, come il Covid abbia stroncato. Intanto andiamo a vedere un po', primo posto Boccenti, guardalo qui come scoda, come spinza con la sua numero 94, vola il buon Boccenti. On board live con Maurizio Morselli. Io ti ricordo, Ale, che Morselli è una presenza fissa con la sua Kawasaki al rientro dopo la caduta dello scorso anno. Mamma, come si sono compattati qua, Ale, mentre assistiamo a un sorpasso. Si accoda col 95 Pastorino, che ha perso tante posizioni in precedenza con quel dritto. Pepe invece, Ale, lo ricordiamo, oltre a conoscenza dell'RT Cup, è tornato alle gare lo scorso anno, sta tornando protagonista. Como, mamma mia, se le sta dando in santa ragione con Pastorino, per la lotta per il quinto posto, bellissima, che si sta infiammando. Guardali qua, il 95 e l'11 sono proprio Pastorino e Como, che se le stanno dando in santa ragione. Combattono per la quarta posizione, mentre si è accodato alle spalle Zagoner. Andiamo live con William Benedet, che sta affrontando diverse curve, sta lottando per una posizione importante. Proprio lo stesso Benedet, guardalo qui. Intanto Boccenti, Ale, ha creato veramente un solco. Una gara straordinaria quella di Boccenti sino ad ora, mentre Max Pepe sta cercando di avvicinarsi a Dalceredo. Vediamo se riesce in qualche maniera ad infastidirlo quando si sta per ultimare il sesto giro. Ed effettivamente così, Boccenti e Bianucci, tutti e due piedino largo di Boccenti, che ha completato il sesto giro ed è entrato nel settimo. Bellissima l'inquadratura dall'alto, che ci mostra quella che è la lotta, il terzo posto. Dovrebbe esserci sempre Liberini. Guardali lì come scodano, come spinzano, come arrivano tutti quanti dal dritto. Ti chiedo tecnicamente quello che stiamo assistendo, Ale, una gara interessante. Guardalo qui, il buon Bianucci, che sta cercando di mantenere la seconda posizione. Probabilmente ci riesce con un distacco abbastanza importante, appunto, tra primo e secondo. Boccetti e Bianucci live on board con Partigliani. Sì, Partigliani lo vedi un po' più inserirsi nelle curve. Non c'è stata una grossa problematica di gomme. Sai che lui, ti do una chicca, lui è meccanico del team Honda Moriwaki Altea, ha esordito in pista in questo weekend, sta esordendo. Ah, e guarda, devo fargli i complimenti, comunque devo dirti che è molto 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 capace sulla parte di guida, e tra l'altro probabilmente ha settato bene la moto, perché la vedo molto dinamica e omogenea sull'apertura. Che bella inquadratura, molto bella, molto molto molto. Chiude il settimo giro, Ale, perdonami Boccenti, perché entriamo nel final lap. Bianucci alle spalle, un distacco decisamente importante, mentre se le danno di santa ragione. Aspetta, dietro vorrei vedere tanto la parte di William Benedet, guardalo lì come si avvicina al diretto avversario, dei curva box, contro curva. Vorrei capire a fine gara se potranno aiutarci un attimino sulla parte di Boccenti, cioè ha fatto veramente un solco, Ale. William entra, no, non riesce, anche perché o sorpassi adesso o non sorpassi più. Eccoci qua con Boccenti stesso, che affronta la chicane interessante. Siamo praticamente a metà dell'ultimo giro, dell'ottavo. Max Pepe ha qualcosina davanti alla visiera, guarda, Ale, che non vede bene. No, se vuoi sulla parte della camera, probabilmente si è spostati gli agganci, Giallo. Mamma, come sei tecnico, ragazzo mio. Attenzione, io intanto vorrei vedere Como che cosa sta succedendo, perché il ragazzo l'ho visto battagliare fino alla fine con Zagoner. Intanto lì c'è un sorpasso, quello è un sorpasso, cercheremo di capire dopo e indugiare con le nostre camere, anche perché stiamo arrivando verso la fine. Boccenti a breve taglierà e staccherà il giro finale. Boccenti sta per vincere quella che è gara 1 della Race Attack 600 sbandiera. Guardalo lì, Boccenti vince gara 1 benissimo, volando, incasellando una grande gara. Ha fatto volare la sua onda. Oddio, Bianucci è stato preso alla fine. Non penso che sia... No, è Bianucci. Sì, assolutamente, quello è Bianucci. Furioso alle spalle, lo stesso Liberini. Esultano via via andando anche tutti quanti gli altri piloti, con Pastorino, con Zagoner, con Max Como, arrivano tutti, con Max Pepe,
Como, lo stesso Bettella, Benedet dal Ceredo, chiudono tutti quanti. Ale, un commento finale, gli ultimi 30 secondi, gran gara, vince Boccetti facile. Guarda, Boccetti ha dimostrato capacità e volontà. Intraprendenza. È stato un martello e ha fatto il vuoto dietro loro. Bianucci, Liberini, bravi, sono comparati molto bene, bilanciata come gara la loro. E metterei comunque un asterisco per Marco, che ha dato sempre bella gara. Lasciamo il circuito, andando un po' nelle porte chiuse, nel circuito chiuso. Ale, ci vediamo per gara 2. Buon pomeriggio a tutti ragazzi. Ho letto davanti, però.